9:30，我在去健身房的路上。我喜欢早上去健身，因为我觉得这样一天精神都很好。我现在已经进入了期末的第二和第三周了，压力太大了，每天晚上都失眠到12点，有时候1点多钟，很明显的感觉到自己这段时间的状态有一点差，所以今天来做一下10小时学习的挑战。Barbecue Gucci on Gucci, 2 G's on the goggles. I came from the bottom, pushed out of the auto. Bank roll the largest, put me at the garden. That's way in New York, nigga, Brooklyn or Harlem. Misure di liberalizzazione, quindi vuol dire ridurre l'influenza dello Stato, dare maggiore spazio ai. Ma che brutta che sono senza il trucco! Abbiamo un'altra lezione e adesso andiamo a bere un caffè perché oggi fa bel tempo. Non erano molto insoddisfatte perché pensavano che alla fine, non so, sbatto qualcuno con la macchina o faccio così. Io non ho idea. Ho medicina cinese tradizionale. Ah, Milan 欢迎你。Wow. Io sono stata in Cina, Beijing, italiana. È stato 2010 dopo il terremoto in Cina. Il governo di Cina ha invitato bambini russi. Mille bambini e io sono stata una di loro. Sono stata anche in cinese. È vero, quale? Quale? Cinese.然后很多时候你就会很想放弃，因为刚开始的时候你会给自己定一个很高的目标，就说哎我一定要考到高分。然后每次到了这种时候，我就会怎么想，一件事情能够做到什么程度，很多时候并不是取决于你的努力，而是取决于你的想法。有的人会想，我反正就是个外国人，我在这儿我能过就行了。有的人就会想，我就要考满分，人就开始已经分为2部分，可能你学到了50%。就想算了，我放弃了，我没有必要追求。那有的人可能他还能稍微再坚持一下，他还有一些更努力、学习特别刻苦的人，那可能他可以学到80%。然后这个时候你才有资格去谈天赋，就是在这方面真的很有天赋、很聪明的人，他是可以很轻松的学到80%，学到更多这个层面之上的东西。你觉得你能坚持，你就能坚持；你觉得你不能坚持，这个时候你就会放弃。最让人难受的是什么？不是我不行，而是我本来可以。你要说那是在努力下努力的，所以不如从一开始就把所有的都做到100%。但是我还是要完成我今天的挑战。